Figlio della Vergine Maria. Venite, adoriamo Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Amen. Alleluia. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile alfa più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitanti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo dell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi che mediamo pace di caritate, è giunto intra i mortali, sei di speranza fontana vivace, donna sei tanto grande e tanto vale, che quando lo grazie a te non ricorre, sua defianza vuole avanza e sali, la tua benignità non busso corre a chi domanda, ma molte fiate liberamente a dimandare altre cose. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te santura, quantunque in creatura e di bontate. Ci sediamo, andiamo a sabato. Sì, 136. Sì. Sabato. Giovanna. Mettiti da questa parte. Allora, le attivo non le fai tu. Giunsi. 136. Tu i salmi. Allora. Che salmo è? Questo è l'inno. 136. 136. L'inno pasquale che si chiama l'Alleluia, sia l'inizio dell'Alleluia, no? E Gesù ha recitato questo inno proprio il Giovedì Santo, come tutti gli ebrei quando celebravano la Pasqua, la loro Pasqua, cantavano questo inno. Molto bello, il suo amore è per sempre, il suo amore è per sempre. Se lui ci ha creati per amore, il suo amore è per sempre, non si spegne. Come sta? Come sta tua moglie? Peppi, come sta? Siamo 136. Forza. Tu solo, Signore, hai compiuto meraviglie. Eterna è la tua misericordia. Rendete grazie al Signore perché è buono. Perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Dio degli dèi. Perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore dei Signori, perché il suo amore è per sempre.
Lui solo ha compiuto grandi meraviglie. Perché il suo amore è per sempre. Ha creato i cieli con sapienza. Perché il suo amore è per sempre. Ha disteso la terra sulle acque. Perché il suo amore è per sempre. Ha fatto le grandi luci. Perché il suo amore è per sempre. Il sole per governare il giorno. Perché il suo amore è per sempre. La luna e le stelle per governare la notte. Perché il suo amore è per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu solo, Signore, hai compiuto meraviglie. Eterna è la tua misericordia. Quindi compie meraviglie, non in generale, ma in particolare, sia nel cielo come sulla terra. Cielo e terra, non sono il cielo, non è estraneo alla terra. La terra dove viviamo noi, uomini della terra, uomini della fragilità, gli uomini dei sentimenti labilissimi, gli uomini che dicono una cosa e poi si rimangiano tutto, gli uomini incostanti, gli uomini di quattro soldi, gli uomini deboli, noi che siamo deboli, del suo amore è per sempre, è sempre lì a custodirci. Per questo almeno dice rendete grazie, lo dice per quattro volte, rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Dio dei cieli, rendete grazie al Signore dei Signori, perché Lui ha fatto meraviglie. Il fatto è questo, che il Signore ci colma di speranza e di fiducia e noi non ci crediamo. Questa è la cosa più grave, la mancanza di fiducia che abbiamo nel Signore. Siamo chiusi in noi stessi, siamo impenetrabili. Lui, per il fatto che noi esistiamo, perché c'è stato uno che ci ha voluti, non ci ha voluti né papà né mamma, che sapevano che noi avevamo una dignità personale e individuale dove noi l'abbiamo scoperto. I nostri genitori hanno ricevuto il dono e che sapevano che questo dono è un dono prezioso proprio nella mia individualità, la mia personalità, la mia identità. Noi veramente, per il fatto che siamo più presi di noi stessi, chiusi in noi stessi, egoisti, con i nostri pensieri, le nostre filosofie, i nostri ragionamenti, la nostra esistenza, il nostro piccolo mondo, e nessuno è impenetrato, manco Dio ci può entrare dentro. Capite per quale motivo c'è gente infelice? Allora, Lui solo ha compiuto prodigi e continua a compiere prodigi, continua, perché il suo amore per sempre, e così via. Andiamo, il fatto concreto della creazione si passa al fatto storico. Noi entriamo nella storia dentro un contesto meraviglioso della creazione. Lui ha creato tutto. Maria Piuccia, grazie, buona giornata a tutti, siete sempre nel mio cuore, conto i giorni a Natale per essere con voi. Con voi, che bello. Grazie. Da lunedì inizio a fare la catechista qui nella parrocchia. Catiù, Maria Pia, lì a Torino, insegna e fa la catechista. Da lunedì inizio a fare la catechista qui nella parrocchia di San Dalmazzo, del paesino in cui vivo. Bellissimo, no, Torino. Grazie. Torino. Un paesino.
Come si chiama questo paesino? Piuccia. Dalmazio. Ah, non è la parrocchia Dalmazio? No, il paese. Ah. È la parrocchia no, di San Dalmazio. Del paesino. Mi contraddice. Parrocchia di San Dalmazio, del paesino in cui vivo. Poi ci dirà qual il è il paesino in cui vive. Poi va. Basta. Che ti venivo a trovare. Allora, ora ci scrive. Hai liberato dalla schiavitù il tuo popolo con mano potente e braccio disteso. Allora, Dio non solamente Cuornie Dio si chiama. Cuornie. La parrocchia si chiama San Dalmazio, ma il paesino Cuornie. 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 L'accento sulla E. Cuornie. Sì, venite. Ciao Giovanna e Mariella, vi voglio bene. Anche Giuseppe Pasquale che ci contraddice sempre. Vedo, va qua. No, mi dà la retta. Anche dall'altro sì, Maria Rosa, sì, Umbertucci. Salvatore, nonno. Nonno Totò. Io vado a Milano però, eh? Sì. E lì? Scusa, sì, Umberto, sì, pure ha salutato. Letizia. La signora Giuseppina, dietro. Ma quale Giuseppina? Letizia, eh. Letizia, Letizia. Non lo sento. La mamma di Salvatore, Pangucci. Salvatore Pangucci, sua mamma. Vabbè, andiamo. Colpì, forza. Colpì, no, versetto 10. Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti. Perché? Perché l'amore è per sempre. Da quella terra fece uscire Israele. Perché il suo amore per sempre. Con mano potente e braccio teso. Perché il suo amore per sempre. Divise il Mar Rosso in due parti. Perché il suo amore per sempre. In mezzo fece passare Israele. Perché il suo amore per sempre. Vi travolse il faraone e il suo esercito. Perché il suo amore per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hai liberato dalla schiavitù il tuo popolo con mano potente e braccio disteso. Allora, per favore, voi che state ascoltando e siete irretiti, schiavizzati, dipendenti, oppure trovate difficoltà nei rapporti con il vostro marito, con la vostra moglie, vostro fidanzato, con la vostra fidanzata, ma insomma, vogliamo aprire il nostro cuore a colui che ci sa liberare dalla schiavitù del male. Qui parla del faraone che impediva la libertà di un popolo schiavizzati lì in Egitto. È Dio che con la sua potente mano, che è una potente mano di amore, che ama la libertà, ama l'affettività, ama la cordialità, ama la comprensione. Apriamoci a Dio, santa pazienza, e che vogliamo il fico in bocca. Ma cerchiamo un pochino di essere più aperti, lasciamoci travolgere dall'intervento di Dio, dal Signore nostro, dalla sua forza, dal suo vigore. Come ha liberato il popolo di Israele, ti libererà dal vino, dall'alcol, dalle dipendenze, dalle chiusure, dalle fantasie, dal tuo egoismo. L'egoismo è il nuovo faraone che abita il nostro cuore. Egoismo, la superbia, l'invidia, la presunzione di fare da sé senza Dio. Ma apriamo il nostro cuore, non dobbiamo aver paura di aprirci a Lui. Lui compie cose meravigliose, stupende. Scusatemi se alzo la voce, perché è la voce della libertà, la voce della potenza di Dio
che vuole agire cose meravigliose, non lo facciamo agire perché pretendiamo noi, non facciamo entrare Gesù che ci vuole dare pace, serenità e gioia. Ci vogliamo fare una religione per conto nostro e per questo se veniamo tra noi sempre in quietitudine, come dire, tristezza, delusione, mamma mia, ci si è sposati con una carica di entusiasmo grandissimo, adesso abbiamo soffocato l'amore perché abbiamo messo da parte Gesù Cristo. Ritorniamo a Lui. Domani inizia la prima domenica di Avvento e la nostra speranza, la venuta di Gesù è proprio questo, viene a liberarci da noi stessi. L'unico pericolo più grave siamo noi stessi, perché noi siamo, tramiamo pensando di fare bene, invece ci distruggiamo. Angela, pace a te. Capite? Vogliamo risolvere noi i problemi. Affida il tuo cuore, i tuoi problemi, le tue angosce, riversalo nel cuore di Cristo. Lui si prende cura di noi. Facciamolo lavorare, facciamolo agire dentro di noi. Invece no, presuntuosi. Ci salciamo con tristezza, con malinconia, con disperazione. Ma perché non dobbiamo fidarci di Lui? Ma se Lui ci ha voluti bene, ci ha creati, non ci abbandona, ci ha un amore per sempre. Lui è contro quelli che ci rendono infelici, è contro la malizia, la cattiveria, la superbia. Allora, Sandra scrive, se stiamo camminando nel deserto, Lui ci guida nel deserto. Se noi incontriamo sovrani crudeli, Lui li blocca. Non toccate i miei consacrati. Andiamo, forza. Sandra scrive, cosa significa Sandra ci dice cosa vuol dire? Irritati. Irritati significa arrabbiati, nervosi. Forse andiamo. Perfetto, su. Lodate il Dio del cielo, Egli ci ha liberati dai nostri nemici. Capite? Dobbiamo lodare il Dio del cielo e della terra, perché ci libera dai nostri nemici. Nel Padre nostro c'è questo: non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. E che ci ha insegnato a pregare e ci dice tutto il contrario, noi facciamo tutto il contrario. Se rotolo è Moira, rotolo è Moira. Maria. Sì, rotolo. Carissimo rotolo della nostra Rovigo, si trova a Rovigo. Ciao a tutti da Rovigo e dalla tua bella famiglia. È bello stare con voi e con Gesù, perché il suo amore è per sempre. Che bello, grazie. Il suo amore è per sempre. E grazie anche per, come si chiama? Che stai seguendo con tanto affetto. Sono 30 le persone, però sì. Sono tutte che sé. Sì. Qua sono 30. Ti saluto Francesco e sempre avanti. I tuoi crocifissi sono guidati, collocati nei cuori giusti, belli e feriti. Allora, Moira, le tue parole mi riempiono il cuore di gioia e sii sempre serena. Fatti vedere in questi giorni. Pace a te. Va bene. Allora, guidò nel deserto. Perché? Capite? Guidò il suo popolo.
sì, possiamo essere in contesti più tremendi, terribili della nostra vita, ma Lui ci ama lì dove siamo, nel deserto, nelle angustie, con i re terribili come Putin, questi uomini di governo. Moira ha scritto che ha avuto il piccolo con la febbre, lunedì sarà qua lunedì. Sì, 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 preghiamo per il piccolino, sì, sì. Forza, andiamo, Guido. Guidò il suo popolo nel deserto. Perché il suo amore per sempre. Non ci lascia il Signore, non ci lascia il Signore. È noi che lasciamo Lui. Non ci lascia il Signore, perché il suo amore è per sempre. Colpì i grandi sovrani. Perché il suo amore è per sempre. Uccise sovrani potenti. Perché il suo amore è per sempre. Questi sovrani potenti hanno il compito come il demonio di distruggerci, ma il suo amore è più forte del male. Il suo amore è per sempre. E invece ci lasciamo travolgere dalle nostre debolezze. E non dobbiamo giustificare perché abbiamo un contesto familiare astruso, ribelle, così terremotato. Non ci interessa. Andiamo. Lui c'è e vince tutto. Andiamo? 19. Sicon, re degli Amorrei. Perché il suo amore uccise tutti. Oggi. Re di Basan. Perché il suo amore per sempre. Diede in eredità la loro terra. Perché il suo amore per sempre. In eredità a Israele suo servo. Perché il suo amore per sempre. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Perché il suo amore per sempre. Nella nostra umiliazione significa dentro la nostra debolezza, vulnerabilità, le nostre cadute. Lui è vicino perché ci ama. Pensate, vedete, qui dice... Nella nostra umiliazione? No. Questa Moira. Perché non è venuta? Perché il suo amore è un amore grande per il suo figlio. Non poteva lasciare il figlio così. Se noi abbiamo questa certezza, ma Dio è così. Ma molto di più, si capisce, facciamo piccoli esempi per indicare come la mamma e il papà non lasciano bambini ammalati soli. Così il Signore non ci lascia soli. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi perché il suo amore è per sempre. Umiliazione significa mi hanno calpestato, mi hanno emarginato, mi hanno isolato, mi hanno deluso, mi hanno detto parole amare. Mio figlio non mi parla più, quello se n'è andato, quello voltate le spalle, e il suo amore per sempre è lì vicino a te. Non ti sentire solo o sola. Scusatemi, perché c'è quel verbo bellissimo, consolare? Consolare. Il Signore è colui che consola, sì, è sempre lì vicino. Quando tutti ti abbandonano, Lui è con te che ti senti solo. Consolare, consolare, con soli, con i soli, con quelli che sentono soli. Ma insomma, come vorrei, ma è l'assillo di Gesù però, andate in tutto il mondo, annunciate questa buona notizia. Noi che ascoltiamo queste cose, non possiamo tenercele per noi, viviamoli e comunichiamoli agli altri. Quando il Signore dice, Mariella, quando il Signore dice io sono il Dio di ogni consolazione e uno prova la consolazione di Dio, allora nei momenti in cui sono stato consolato, io faccio esperienza di essere consolato da Dio, lo dico agli altri, il Signore mi ha consolato, perché non ti fai consolare da Lui? Io non posso consolarti, ti posso indicare chi è la sorgente di colui il quale è capace di consolarci. Così, è così.
Allora, il Dio di ogni consolazione che ci consola in ogni nostra tribolazione, perché anche noi possiamo consolare quelli che si trovano alla stessa maniera, noi come noi, consolati. Così consoliamo gli altri. Se uno non fa un'esperienza, non lo può comunicare agli altri. Perché c'è la laurea in inglese? Perché ha fatto un curriculum, uno studio continuo della lingua, diventa padrona della lingua e comunica agli altri quello che ha imparato. Nemo dati, quodi non abet. Nessuno può dare quello che non ha. Capite per quale motivo i maldestri, i giovani maldestri, che non sanno nemmeno manco balbettare un dito in bocca, hanno cominciato a fare fidanzamenti, incapaci di gestire se stessi, incominciano a innamorarsi distruggendo gli affetti più belli che devono essere, come dire, ben corroborati, sistemati, radicati, fondati, e distruggono, già incominciano a distruggersi, a distruggere gli altri. Inesperti, inesperti. Dio è amore, e se non imparo da Lui, imparate da me, diceva Gesù, imparate da me ad amare. Se tu non ami i tuoi genitori, non sarai capace di amare gli amici, quelli che ti stanno accanto. Allora, il versetto 24, forse 24. Ci ha liberati dai nostri avversari. Perché il suo amore è per sempre. Egli dà cibo ad ogni vivente. Perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Dio dei cieli. Perché il suo amore è per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Dio del cielo, egli ci ha liberati dai nostri nemici. Allora, guardate quanto è importante. Egli dà il cibo ad ogni vivente. Per quale motivo? Se il Signore ha creato, li ha creato perché non venisse a mancare il cibo ad ogni vivente, perché il suo amore è per sempre. Il suo amore è provvidente, perché quando Dio crea l'uomo gli dà tutte le possibilità per realizzarsi bene. Per realizzarsi, perché il suo amore per sempre, dice, egli dà il cibo ad ogni vivente, per quale motivo? Perché il suo amore è per sempre, che anche a cura anche delle piccole cose. Tant'è vero che è diventata grande Teresa, perché si accorgeva che nelle piccole cose trovava il Signore, trovava il Signore. E vedeva nelle piccole cose le cose grandi del Signore, l'amore grande del Signore, cose grandi. E allora ha capito che anche nelle piccole cose, quando si fanno con amore grande, le piccole cose diventano molto più grandi delle grandi imprese. Più grandi delle grandi imprese. Tu hai fretta? Io no. La fretta degli altri. Matteo 6, dice. Tu pensa per te. Matteo 6 dice, io vi dico, non preoccupatevi. Matteo 6, vedi che viene gerlando. Vedi che viene gerlando. Gerlando, ascolta quello che sta dicendo qua. Non preoccupatevi, perché io mi dando auguri, perché tuo figliolo è entrato, fatto il suo concorso, ed è entrato in corso il concorso, in corso di realizzazione. Diciamo la polizia. È bravo. Così che abbiamo già in famiglia due poliziotti che conservano l'ordine, custodiscono l'ordine, va bene. Matteo 6, 25. Matteo, allora, attenzione, aspetta un attimo, forza. Io vi dico. Io vi dico.
non preoccupatevi per la vostra vita. È lui che lo dice, non preoccupatevi della vostra vita, forza. Di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? La vita è più importante del cibo e del vestito che copre il corpo. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro li nutre. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? Ecco, non valiamo più degli uccelli? Sì, poi? E di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? Uno, per quanto possa volere, può allungare di un attimo la sua vita? No, tutto dipende da lui. E nemmeno, come dire, di crescere di un gubito, è lui che dà, è la legge che lui ha messo in tutta la creazione. Sì. E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Non filano, non sono santi. Io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Come uno di questi fiori meravigliosi e stupendi. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani non c'è, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente uomini di poca fede? Chiedete il regno di Dio e la sua giustizia, poi tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Cioè chiedete il regno di Dio e la sua giustizia, chiedete l'umiltà, chiedete la pazienza, chiedete la capacità di perdonare, chiedete la carità, l'amore, chiedete la benevolenza, l'affetto, poi tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Invece noi cerchiamo la salute prima di tutto, preghiamo per la salute, preghiamo prima per il lavoro, poi quale umiltà, quale mitezza, quale generosità, quale fede, quale speranza, non chiediamo queste cose, non li chiediamo. Chiediamo il mangiare, il bere e la salute, e basta. E non è giusto. Dobbiamo chiedere prima di tutto per quale motivo, ecco perché, per quale motivo tutte le cose vanno male, perché mettiamo il primato, quelle che sono secondarie proprio, secondarie. Il primato di Dio. Poi tutto il resto ci viene dato in aggiunta, gratuitamente. Grazie, grazie. Confesso a Dio onnipotente. E a voi, che un mondo peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Thank you.
1931. Siamo lettera di Giuda. Sì, sì. Non è che Giuda è Giuda Taddeo. Ma questa è una delle lettere che dovremmo leggere da capo a fondo. Meraviglioso. Pillola. Prima di Giacomo, mi pare di vedere. È prima dell'Apocalisse. Prima. Additami, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Giuda. Allora, esortazione, denuncia degli empi, esortazione ai fedeli. Forza 1.7, 1.8. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, a coloro che sono prediletti, amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. A voi siano date in abbondanza misericordia, pace e carità. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi riguardo alla nostra comune salvezza, sono stato costretto a farlo per esortarvi a combattere per la fede, che fu trasmessa ai santi una volta per sempre. Si sono infiltrati infatti in mezzo a voi alcuni individui per i quali già da tempo sta scritta questa condanna, perché empi che stravolgano la grazia del nostro Dio in dissolutezze e rinnegano il nostro unico padrone e Signore, Gesù Cristo. Chi sono i dissoluti? I corrotti, i corrotti. Corrotti, chi sono i corrotti? Quelli che fanno del male, vivono nel vizio, nell'orgoglio, nella superbia, nei maltrattamenti, nelle proibizioni. Proibire un marito che proibisce alla moglie di andare a messa perché ha sospetti, oppure proibisce ai figli di andare in chiesa. Queste sono sopraffazioni, queste sono gli uomini dissoluti, malvagi e corrotti, quelli che gli imbroglioni, i menzogneri, quelli che defraudano e rinnegano l'unico padrone che è il Signore nostro Gesù Cristo, rifiutano, non credono e diffondono anche l'incredulità su quelli che lo conoscono, gli amici o meno. Ma quanta di questa gente che c'è? Quanta gente felice che c'è, e purtroppo molti ragazzi sono coinvolti dalla malizia e dalla cattiveria. Questa è la rosa, forse andiamo. A voi che conoscete tutte queste cose, voglio ricordare che il Signore, dopo aver liberato il popolo dalla terra d'Egitto, fece poi morire quelli che non vollero credere,
e tiene in catene eterne nelle tenebre per il giudizio del grande giorno. Gli angeli che non conservarono il loro grado, ma abbandonarono la propria dimora. Capito? Il giudizio del grande giorno sono tutti in catene eterne, capito? La dannazione eterna. Sono quelli che non vogliono credere in Dio, quelli che non vogliono credere in Dio. E se voi chiedete per quale motivo, non so quali sono gli argomenti per rinnegare Dio, non lo so, come si fa? Diventa una forma di ignoranza, perché anche le persone che hanno colti, che hanno studiato, rinnegare Dio indica che la pezzenteria delle loro filosofie, della loro scienza, non vale proprio una cicca, niente. Una persona che ha conosciuto l'anatomia, l'armonia bellissima del corpo, come si fa a negare Dio? O certi scienziati, come noi abbiamo conosciuto, noi che non credono in Dio, non è assurdo? Allora, come vanno, come mai hanno creduto alla scienza e non credono al Dio della scienza? Perché tutto quello che è stato scoperto dentro la natura creata da Dio. E appunto, cioè, questa ricerca ne devo scoprire, ma visto che non si cerca Gesù Cristo, come si fa a scoprire Gesù Cristo se non lo segui? Sì. Cioè, lo devi seguire Gesù per scoprire. Anche perché non è una cosa materiale. Ecco, non è che nasce da perché vedi, magari già ti vedi, ma non lo conoscerai se non lo segui. Allora, è una mancanza di autocoscienza di sé, perché si può credere in Dio non solamente sulla creazione esterna, ma l'inquietudine che tu hai anche quando tu raggiungi le vette della scienza, della tecnica, tu sei soddisfatto di questo, ma lì il tuo cuore, la tua anima è insoddisfatta. Se Teresa, c'è il sacchetto, il sacchettino. Così Sodoma e Gomorra e le città vicine, che alla stessa maniera si abbandonarono all'immoralità e seguirono vizi contro natura, stanno subendo esemplarmente le pene di un fuoco eterno. Capito? Guardate. Contro natura. Contro natura, sì. Donne con donne. Donne con donne, uomini con uomini. Contro natura. Matrimoni. Sì, l'ho detto. I matrimoni, questo è. Però dicono che è amore. È amore, Dio è amore, sì. E tutto è un amore. Però come? Animalesco. Animale. Contro cioè, natura come... però dice la Bibbia, il Vangelo. Poi, esatto. Non è amore, è istintività, è passione. Sì. Quello non è, è rozzezza, è volgarità. È la lupa dantesca famosa. Questa natura che non è coltivata bene, questa natura si malvagia. È colpevole Ria, che mai empie la sua bramosa voglia. Pensate, uno che si ubriaca, dopo 3 ore ancora va cercando il vino per placare la sete di vino. Questa dice, e dopo il pasto ha più fame, più sete di prima. Vizi contro natura. Allora, ugualmente versetto, aspetta, sì. Forse ugualmente anche costoro. Anche costoro, indotti dai loro sogni, contaminano il proprio corpo, disprezzano il Signore e insultano gli angeli. Capite? Allora uno che segue i sogni. E tante volte voi sapete che c'è una cabala dove secondo i sogni che fa, uno che sogna un morto ma è vivo. Allora, c'è il 48, no? Morto che parla. 31 e 47. Sì, 31 e 47. Morto che parla. E uno se li gioca, no? Se sì, li gioca. Subito, immediatamente. Ho sognato un asino.
numero 5, o 00, eccetera, va bene, e si gioca questo numero. Per favore, Teresa, dammi un numero. Non è vero? Tu quante volte l'hai detto a Giovanni? No? A me non gli ricordo. Però Giovanni. Oppure per esempio, vede la stella, una stella cade, no, dammi un numero. No, si esprime il desiderio. Si esprime il desiderio. Un desiderio. E gli dà il desiderio. Il desiderio ha un numero. Più ci arride. Vero, dice. Fiuccia ai desideri di Cristo, desidera venire qui per Natale, sì, per adorare Gesù bambino nella grotta di Agrigento. Sì. Mettere Agrigento. Inizia, guai a loro. No, versetto 12. Versetto 12. Essi sono la vergogna dei vostri banchetti, perché mangiano con voi senza ritegno, pensando solo a nutrire se stessi. Sono nuvole senza pioggia, portate via dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto, morti due volte, sradicati. Sono onde selvaggi del mare che schiumano la loro sporcizia. Mamma mia, capite? Guardate questa gente lontano da Dio, che sono come nuvole senza pioggia, portati via dal vento. Il maestrale, quando urla il maestrale, non c'è pioggia, maestrale c'è dal ponente, il ponente maestrale. Vedi, alberi di fine stagione, dove le foglie al vento vengono sradicate dalle piante, morti due volte, sradicati. Sono onde malvagie del mare che schiumano la loro sporcizia. Quando il mare è agitato, tutto il fango di sotto se ne va sopra. Mamma mia, questi sono uomini e donne lontano da Dio. Questa è la definizione di cosa. Allora, per favore, tu ricordaci di questo. Chi sono gli uomini lontani da Dio? Vai a prendere questo passo, così lo impareremo a memoria. Sono onde malvagie del mare che schiumano la loro sporcizia, sono astri erranti ai quali è riservata l'oscurità delle tenebre eterne. Mamma mia, per favore, prendiamo nota. Giuda, forza. Giovanna, tu sei... Appena finisce Giuda, devo andare a questo credito. Devi andare a esortazione fedele. Non ti confondo. Esortazione fedele, corretto, le rosse. Finisci lì che va esortazione fedele. L'altro paragrafo. No. L'inizio del mondo. Ma voi, o Carissimo? Finisci il rigo e poi si va. Ma voi, Carissimo? Occhiali ma. Allora, versetto 17. Sì, però prima deve finire lì. Però guardate, iniziamo con il 16. Sono sobillatori, pieni di acredine, che agiscono secondo le loro passioni. Versetto 16. La loro bocca proferisce parole orgogliose e per interesse circondano le persone di adulazione. 17. Ma voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Essi vi dicevano: alla fine dei tempi vi saranno impostori che si comporteranno secondo le loro empie passioni. Tali sono quelli che provocano divisione, gente che vive di istinti, ma non ha lo spirito. Allora, chi sono quelli che provocano divisioni? Pensate alle famiglie che si dividono. Pensate quando una sorella, un fratello, sposati, a un certo punto non si parlano più
è incominciato le divisioni. Chi è che ha posto queste divisioni? Ecco, vedete, è importante questa qui. Cioè, vedi, tali sono quelle che provocano divisioni, gente che vive di istinti, ma non ha lo spirito. Alla fine dei tempi ci saranno impostori che si comporteranno secondo le loro empie passioni. L'istinto non va a riflettere. Sì. Cioè, non l'istinto è l'istinto. L'istinto non, è questo. Ad ogni azione, provocazione, c'è subito la reazione. Invece di controllare e di perdonare, di compatire, di tacere. Questa è la virtù. Virtus significa la capacità di contenersi, di non rispondere subito. Voi invece, carissimi, costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede. Pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli, strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore, stando lontano perfino dai vestiti contaminati dal loro corpo. Per dire, non date avere nessun contatto con loro. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e colmi di gioia, all'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza, prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen. Ha detto tutto con una letterina grandiosa. Responsorio. Viviamo con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo. Nella testa della beata speranza e della manifestazione della gloria, nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Cerchiamo di stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone. Nella testa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Ciao Gerlando. Catiuccia, forza, vieni. Domanda bene, ti cambia il libro. Oggi pomeriggio i primi vespri dell'avvento. Avevano scritto. Rita Rosaria. Buongiorno a tutti, sorelli. Sorelle e fratelli. Sorelle, ho sbagliato a scrivere. Sorelle e fratelli. Il Signore ci ama di un amore immenso. Sorelle. Ascoltate, un amore sorelle immenso, un amore inesauribile, tanto da avesse fatto uomo e ha soggetto per noi. E ha soggetto per noi, per il suo amore, per i suoi figli, pensando questo, vi saluto Rita. Antonella, o Gesù, prendi tutto il mio cuore e non permettere che nessun altro prenda il tuo posto nel mio cuore. Maria Rita, mi unisco spiritualmente, purtroppo qui non vedo cappellano per la Santa Comunione. Maria Rita, sì, l'altra Maria Rita è quella lì che è ricoverata, sì, a Padova lì. Sì, sì. Sì, sì, la mamma di Sara. Ma ce la fa salutare, se ci vede? Non ci vede? Sì, vuole salutarla. Ah, sì, salutiamola. Ciao Maria Rita, ciao Gioio. Ciao. Ok, tutto bene? Sì, forza. Teresa. Ciao. Angela. Ciao.
Cuccio dici? No, perché il giubbotto. Gattino, sotto il giubbotto. Anche il gattino saluta. Anche il gattino. Oggi abbiamo un pienone. Sì. Antonietta San Filippo scrive: domani, domani quale libro si prende della liturgia delle ore? Il primo oppure il secondo? Il primo. C'è scritto l'avvento, sì, il primo. E inizia con i primi vespri della domenica, prima domenica dell'avvento. Carissimo Calogero e il nostro amico, faccia a te, vieni. In pratica è questo, tempo di avvento, tempo di Natale, prima. Ok, grazie. Grazie. Nonno, nonno di Barbara. Bene. Sedetevi che siete benedetti già. Danilo scrive: buongiorno, pregate per me e la mia famiglia, grazie. Sì, continuiamo a pregare secondo le tue intenzioni. E sì, coraggio sempre, forza Danilo. Ascoltiamo Catiuccia. Dai discorsi di Sant'Agostino Vescovo. Cantiamo l'alleluia a Dio che è buono, che ci libera da ogni male. Cantiamo qui l'alleluia, mentre siamo ancora privi di sicurezza, per poterlo cantare un giorno lassù, ormai sicuri. Perché qui siamo nell'ansia e nell'incertezza, e non vorresti che io sia nell'ansia quando leggo: non è forse una tentazione la vita dell'uomo sulla terra? Pretendi che io non stia in ansia quando mi viene detto ancora: vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Allora, cos'è la tentazione? Cos'è la tentazione? Cos'è la tentazione? Cos'è? È il tentativo. È il tentativo di farci distaccare dalla vita di cui noi siamo tracci. Il tentativo di distaccarci significa di farci morire, perché nel momento in cui noi ci distacchiamo da Gesù, noi siamo vittime di quel cosaccio. E per far questo, cosa fa? Ci presenta cose belle, molto più soddisfacenti di colui il quale dice: io sono la via, la verità e la vita, molto più bello. Allora, e noi siamo gli allocchi che si lasciano abbindolare da quello che ci illude, facendoci pensare di risolvere i nostri problemi di inquietudine, di tormento, di angoscia, eccetera. E lui ci distrugge con quello che ci offre. Momento in cui riesce a distaccarsi da lui, il tentativo è riuscito, perché poi ti dà, ecco, e ti dà subito il da foraggiare, da nutrirti, da godere, da soddisfarti quello che vuoi. Oppure, quindi, visto che lui cita Giobbe, la tentazione è lo scoraggiamento nel caso di... Cos'è lo scoraggiamento? Togliere il coraggio, togliere il coraggio e cadere in braccio al demonio. E quello è la tentazione di Giobbe, è il tentativo di distaccarlo dalla famiglia, odiare la moglie, la vita e tutto il resto. Non vuoi che io mi senta mal sicuro quando la tentazione è così frequente, che la stessa preghiera mi fa ripetere: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Allora, aspetta. Non vuoi che io mi senta sicuro quando la tentazione è così frequente, che la stessa preghiera ci fa ripetere, eccetera, come noi, eccetera. Tutti i giorni, la stessa preghiera.
tutti i giorni siamo debitori, forse? Vuoi che io resti tranquillo quando tutti i giorni devo domandare perdono dei peccati e aiuto nei pericoli? Puoi essere tranquillo uno? Infatti, dopo aver detto per i peccati passati, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, subito per i pericoli futuri devo aggiungere e non ci indurre in tentazione. Ecco, siamo sempre con equilibrio instabile. Chi è, per avere una figura dell'equilibrio instabile, vedete, guardate quelle nei circhi, gli acrobati, no? Che devono camminare in un filo, una corda così, e devono avere una bacchettina, no? Devono avere un'asta per bilanciare. Quando uno tende di cadere, si mette così, dall'altra parte. Ecco, questo è l'equilibrio. Allora Cristo ci mette in equilibrio, ci fa passare anche i vuoti. Nelle cascate del Niagara hanno fatto parecchie volte, grandi equilibristi hanno fatto attaccare una d'acciaio, corda d'acciaio così bella grossa così, e poi un'asta. Veramente ci sono riusciti, però lì sotto erano pronti per salvaguardare, perché poi c'è una caduta di 50 metri, l'impatto con l'acqua può far stordire. Ecco perché i natanti subito vanno a prendere l'equilibrio instabile. Qui significa allora che siamo sempre in pericolo di cadere o a destra o a sinistra. E anche il popolo, come può sentirsi sicuro? Forte. E anche il popolo, come può sentirsi sicuro quando grida con me, liberaci dal male? E tuttavia, fratelli, pur trovandoci ancora in questa penosa situazione, cantiamo l'alleluia a Dio che è buono, che ci libera da ogni male. Anche qua giù tra i pericoli e le tentazioni si canti dagli altri e da noi l'alleluia. Dio infatti è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Bellissimo, questo ci dà sicurezza. Perciò anche qua giù cantiamo l'alleluia. L'uomo è ancora colpevole, ma Dio è fedele. Non dice non permetterà che siate tentati, bensì non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita e la forza per sopportarla. Sei entrato nella tentazione, ma Dio ti darà anche il modo di uscirne, perché tu non abbia a soccombere alla tentazione stessa. Perché, come il vaso del vasaio, tu venga modellato con la predicazione e consolidato con il fuoco della tribolazione. Allora, ma accende secondo te, Katia, il suo amore per sempre? Accende qui? Sì. Quando c'entra. Sei tentato? Sì, accende, perché? E come accende? Noi siamo tentati. Perché noi abbiamo la certezza che anche nella tribolazione Dio ci darà il modo di uscirne e di non soccombere se teniamo Lui come nostro perché? Punto di equilibrio. Perché? Perché il suo amore è per sempre. E non permetterà di essere tentati al di sopra delle nostre forze. Infatti, e dice, siccome perché tu venga modellato con la predicazione e consolidato con il fuoco della tribolazione. Quindi venga modellato. Bravo. Ma quando vi entri, pensa che ne uscirai, perché Dio è fedele. È come la collocazione provvisoria di non bello. Bellissimo, bravo. Perché ne uscirai.
ma sì. Quando vi entri, pensa che ne uscirai, perché Dio è fedele. Il Signore ti proteggerà da ogni male, veglierà su di te quando entri e quando esci. Perché Lui è? Perché il suo amore è? Per sé. Oppure perché Lui è custode. Ma quando questo custode? È il salmo del Signore che si presenta come custode, quando entri e quando esci, è il tuo custode. Ma quando questo corpo sarà diventato immortale e incorruttibile, allora cesserà anche ogni tentazione, perché il corpo è morto. Perché è morto? A causa del peccato. Ma lo spirito è vita. Perché è vita? A causa della giustificazione. Abbandoneremo dunque come morto il corpo? No, anzi ascolta. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Cristo dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali. Ora infatti il nostro corpo è nella condizione terrestre, mentre allora sarà in quella celeste. Oh, felice quell'alleluia cantato lassù. Oh, alleluia di sicurezza e di pace. Là nessuno ci sarà nemico. Là non perderemo mai nessun amico. Ivi risuoneranno le lodi di Dio. Certo, risuonano anche ora qui. Qui però nell'ansia, mentre lassù nella tranquillità. Qui cantiamo da morituri, lassù dai mortali, qui nella speranza, lassù nella realtà, qui da esuli e pellegrini, lassù nella patria. Cantiamo pure ora, non tanto per goderci il riposo, quanto per sollevarci dalla fatica. Cantiamo da viandanti, canta ma cammina. Canta per alleviare le asprezze della marcia, ma cantando non indulgere nella pigrizia. Canta e cammina. Che significa camminare? Andare avanti nel bene, progredire nella santità. Vi sono infatti, secondo l'Apostolo, alcuni che progrediscono, sì, ma nel male. Se progredisci è segno che cammini, ma devi camminare nel bene. Devi avanzare nella retta fede, devi progredire nella santità. Canta e cammina. Bellissimo. Grazie Agostino. Armando, buongiorno a tutti. Ho scoperto da tempo che nostro Signore si trova nel mistero dell'uno con Gesù per trovarlo. E dobbiamo essere come bambini senza malizia. Sandra Vitale dice: hai ragione, Zambuto Armando, ed è difficile. Ivana scrive: buongiorno, oggi la mia preghiera va alla mia amica affinché possa ricevere il dono della gravidanza. Ave Maria. Sì, diciamo insieme Ave Maria. Ivana. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine Maria, Madre di Gesù, fateci santi come vuoi tu. Saranno lastricate di oro puro, risuoneranno in terra di gloria, e in tutte le tue case canteranno alleluia. Brillerà la luce splendida, a te verranno da tutti i paesi della terra, e in tutte le tue case canteranno alleluia. Bellissima. Allora andiamo alle lodi. Le lodi, ci mettiamo in piedi
Prendete l'inno che è bellissimo. Ave Serra.